completare, o meglio, per meglio spiegare il tipo le modalità di soluzione dell'incidente che ho avuto con l'F104 quando mi è scoppiato l'impianto dell'ossigeno liquido e mi è scoppiato nella prua dell'aeroplano con eiezione di pezzi e di rottami di metallo, che uno dei pezzi più grossi, non so quale, evidentemente, è andato a colpire proprio la tanica destra. E la mia tanica destra era piena di carburante, ero appena decollato, e piena di carburante e l'ha sventrata, cioè l'ha tagliata come si taglia una fetta di polenta, perché avevamo le velocità che servono a un pezzo d'acciaio che impatta in una tanica che è fatta di metallo e basta, tiene del carburante e basta, e l'ha aperta e me l'ha vuotata. Io questo l'ho visto e me ne sono reso conto e ho attaccato, ho valutato la possibilità di sganciare le due taniche. Ma ero sopra Napoli, ero sopra, non Napoli, ma gli outskirts, no? La periferia di Napoli. Era una zona altamente abitata, era veramente brutto sganciargli due taniche piene di carburante, di kerosene addosso. Anche perché ero una quota a cui potevo deciderlo dopo, cioè al limite me le portavo dietro. Era l'ambalance che mi preoccupava un po', non, il fatto di sganciarle l'avevo scartato, l'avrei deciso al massimo prima di atterrare, di lasciarle da qualche parte. Ma la cosa che mi ha preoccupato più è l'ambalance, perché sul 104, non mi ricordo la pagina, ma mi ricordo benissimo la cosa, quando abbiamo riesaminato l'incidente, l'ambalance massimo consentito per la sicurezza del volo era 300 libre. Io avevo, credo, 1500 o 2000 libre di ambalance, di una tanica rispetto, una tanica piena e una tanica vuota, cioè dovevo, la tanica vuota potevo anche sganciarla, era un tocco de ferro, e quindi, ma era la tanica piena che dovevo sganciare insieme, perché diventava una simmetria non solo di peso, ma anche aerodinamica, non potevo sganciarne una, poi non c'è il sistema di sganciare una tanica, se ne sganciano due. E me la sono portata fino a terra così. Allora, e anche lì, adesso abbiamo parlato dell'aerodinamica, e io ero un cultore di questa cosa, dell'aerodinamica, perché gli aeroplani volano e se uno sa l'ambiente, l'environment in cui l'aeroplano, qual è la sua geometria, il suo spazio in cui può volare, lo deve saper usare. Io allora avevo 50 ore di volo, non di più sul 104, ma avevo tante ore di volo in genere e tante ore da istruttore e tante ore di retaggio americano. Gli americani fanno i libri, facevano i libri degli aeroplani in maniera standard, come tutti, perché si rivolgono a dei milioni di persone che ricevono e devi dargli un prodotto che sia sempre uguale. Amano la standardizzazione. E l'aerodinamica è una delle cose che ti insegnano per prima su un aeroplano, sui simulatori, sui cose. E io mi sono reso conto che sì, erano 300 libre, in quel momento non mi sono ricordato che erano 300 libre massime, io ne avevo 1500 libre di ambalance. Ma basta solo. Sai che con 1500 libre in più devi andare a una velocità, hai le stesse prestazioni aerodinamiche, quindi di comandi sull'assetto trasversale, per contrastare l'ambalance, vai a X nodi in più e hai l'aeroplano manovrabile. Quindi eviti di sganciare una tonnellata di carburante addosso ai signori di Napoli. E quindi fino a quando l'aeroplano te lo consente, cioè il mio seggiolino mi consente di spararmi fuori e sopravvivere, io ci provo. Poi se la va, la gai gambe, dicono a Bergamo. Ecco. C'era lo strato di nubi di 6.000 piedi, mi ricordo, mi pare, 6.000 piedi, strato denso che doveva attraversarlo
tutto in IMC. In IMC, senza motore, col motore scoppiato, con la tanica vuota, la tanica piena, non è tutta da ridere. Però sapevo che avevo un seggiolino che mi avrebbe tirato fuori anche in aperta campagna, se la cosa. Invece sono sbucato fuori come era previsto, perché ho fatto una penetrazione sul tacan dell'aeroporto che mi avrebbe portato dritto sulla pista. E io sono uscito a 1000 piedi, 1000 piedi era la base, dritto sulla pista, e quindi meglio di così. Però avevo quei 40-50 nodi in più che mi sono dato per l'unbalance, perché sennò non potevo tenere dritto un aeroplano con la tanica piena, la tanica vuota. E difatti ho scoppiato tutte le gomme e il mio parafreno al contatto con la pista, perché ero velocissimo, andavo come una spada, e quindi ho scoppiato tutto. Ma l'aeroplano ha scoppiato le gomme, ne avevo già scoppiate prima di gomme, quindi il 104 con le gomme scoppiate l'avevo già visto. Mi sono tenuto in pista perché era tenibile l'aeroplano, era molto veloce, sapevo che sarei andato in barriera per forza. Non ho preso la prima perché ho atterrato lungo, perché evidentemente non atterro in testata pista per prendere la prima barriera, cioè sarebbe stato stupido, un rischio inutile aerodinamico. Ho atterrato lungo sapendo che avrei preso la pista finale, la barriera finale, come ho preso. E l'aeroplano è rimasto in pista con la sua tanica vuota e tanica piena.